2019 è stato un anno molto intenso di collaborazione sia col commissario di Civitavecchia, col dottor Guiso, e sia con la polizia di frontiera, con la dottoressa Enrico Monti. Abbiamo la collaborazione con l'ufficio tecnico della Guardia Costiera, col capitano di fregata Vincenzo Zagarola e del nostro uomo Lisiola Enrico. E per quanto riguarda tutte le altre collaborazioni che abbiamo sul territorio, sono con tutte le attività didattiche per tutte le scuole del territorio. Noi attuiamo il progetto Icaro, che il Ministero dell'Interno ha stipulato questo tipo di progetto proprio per avvicinare le scuole ai ragazzi e alla popolazione, per avvicinare la polizia e non farla sentire lontana, distante, ma farla sentire amica. E quindi abbiamo dei contatti diretti con tutte le scuole e territori, facciamo attività didattica e portiamo un'aria nuova, portando la vicinanza della polizia non come la polizia che ferma, che è repressiva, ma la polizia che è vicino al cittadino e che dà dei consigli per come gestire la viabilità, perché oggi la viabilità sulla strada guidare è un lavoro, non è più come era una volta. C'erano meno auto, meno traffico. Oggi purtroppo con l'attività frenetica della società moderna, della vita moderna, tutti abbiamo in mente non quello che stiamo facendo, quello che dovremmo fare dopo. Quindi abbiamo molta distrazione alla guida. Infatti quest'anno abbiamo avuto un incremento di incidenti proprio sull'investimento sulle strisce pedonali, perché le persone che attraversano sulle strisce pedonali pensano che la striscia pedonale sia un tunnel, una salvaguardia, che loro sono immuni da qualsiasi, e l'utente, il conducente deve comunque fermarsi e li deve comunque vedere, ma non è così. Purtroppo, come ho detto prima, la vita frenetica porta a far sì che la distrazione fa sì che proprio sulle strisce pedonali, perché il pedone si sente tranquillo, quindi attraversa magari con una certa tranquillità, vedendo la macchina che arriva e sopraggiunge in lontananza, non percepisce la velocità e quindi che succede? Succede che attraversa sulle strisce, la macchina arriva, non lo vede e lo investe. Nelle scuole io punto tanto, tanto, tanto sui ragazzi perché quando escono da scuola il primo guarda sulle strisce pedonali, mi riferisco. Il secondo pensa che ha guardato il primo, quindi è in automatico, non vede nessuno, mentre magari una macchina sta arrivando in lontananza, la prima macchina percepisce la prima persona, magari è distratto, il terzo, il quarto, il quinto ragazzo che si accoda, che praticamente diventa una fila indiana, passano in automatico pensando che già è tutto garantito la loro sicurezza e magari stanno con i cellulari in mano, magari non sono attenti e succede proprio in questo momento che c'è l'investimento. Poi dopo si corre ai ripari, si va a cercare le velocità, si va a cercare le conseguenze che sono state, se era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma ripeto, è sempre la distrazione il punto focale dell'incidente. Il codice della strada prima metteva in primo piano la polizia stradale come organo principale per la rilevazione degli incidenti stradali. Siccome ultimamente con la carenza di personale, col decreto Minniti, hanno cercato di modificare questa struttura e hanno indirizzato come organi principali le polizie locali e i commissariati. I commissariati come polizia di Stato in genere. Quindi noi abbiamo la collaborazione per gli incidenti stradali all'interno dell'abitato di Civitavecchia e dintorni con il locale commissariato, perché loro procedono ai rilievi e noi come banche dati procediamo all'inserimento, perché la statistica altrimenti verrebbe persa. Mentre prima era il nostro compito principale e primario, oggi è stato demandato alle polizie locali. Laddove le città sono grandi e la polizia locale ha una copertura completa di tutta la giornata, si chiama delle 24 ore, dei 4 quadranti, allora lì i commissariati sono meno interessati a questa attività. Mentre nelle città grandi, ma relativamente grandi, come Civitavecchia, la Ladispoli, dove le polizie locali hanno difficoltà a coprire tutti i quadranti perché per via della carenza di budget, per via di tanti motivi, quindi loro alle 8 di sera smettono, quindi dalle 8 di sera alle 8 di mattina sono i commissariati che intervengono alla rilevazione di incidenti stradali, perché la polizia stradale ultimamente è più indirizzata verso le autostrade, i grandi centri, le grandi arterie stradali di scorrimento e noi come Civitavecchia al porto, perché noi abbiamo un'attività fissa di collaborazione con la Polizia di Frontiera per lo sbarco di Tunisi e le partenze di Tunisi. Infatti molta attività che ci viene sotto l'aspetto di questo comando viene proprio da Tunisi, perché con Tunisi abbiamo un
un incremento di rilevazione di assicurazioni fasulle, perché loro cercano di fare l'assicurazione online che costa di meno, però non vanno a vedere le recensioni, non vanno a vedere che quell'assicurazione magari è già stata attenzionata perché ci sono delle truffe, e quindi sono tutte truffe che dall'altra parte del telefono non trovano l'assicurazione, ma trovano un pincopalino qualunque che si fa pagare con la PostePay. Infatti, già dal fatto che l'assicurazione viene pagata con la PostePay è già un falso, perché le assicurazioni si pagano o con bonifico o con contanti o con altri tipi di attività. Con la PostePay assolutamente no. E dopodiché troviamo un'altra attività sempre con Tunisi, che sono le patenti, perché loro pensano che venendo in Italia possono mantenere la loro patente. Dal momento che loro prendono la residenza, devono regolarizzare, siccome non sono paesi europei dove la patente possono mantenere quella del loro paese, siccome è fuori area della comunità europea, loro devono, dal momento che sono residenti in Italia, devono prendere sia la loro patente che l'autovettura, devono essere immatricolata in Italia. Più delle volte loro vanno giù, non conoscendo bene la norma, e immatricolano la macchina a Tunisi. Dopodiché tornano in Italia e la macchina è ancora immatricolata in Italia, perché se si fanno accertamenti di rito si individua che la macchina ancora è immatricolata in Italia. Quindi noi procediamo sia al discorso perché non si rendono conto che dal momento che loro prendono la residenza in Italia devono regolarizzare la loro posizione, e in tutto e per tutto. Siccome loro fanno una sistematica trasbordo tra Italia, Tunisi, Tunisi, Italia, perché hanno magari delle attività tra di loro, portano merci oppure riportano dal loro paese altre merci. Però diciamo che loro non si rendono conto e non si informano su questo caso. Infatti, ogni volta che vengono fermati, bisogna sempre spiegargli a loro la legge, perché magari vengono fuorviati su un discorso diverso, si credono di stare in regola, ma in regola purtroppo non ci sono. E nel 2020 avremo molta più collaborazione col commissariato di Civitavecchia per quanto riguarda il rilevamento degli incidenti stradali. Avremo una sinergia più compatta con la Polizia di Frontiera, dalla dottoressa Ripamonti, e quindi andremo a avere più collaborazione con la Capitaneria di Porto, perché le attività di indagine con Barcellona, con Tunisi, con lo sbarco di tutte queste attività, noi ci vede come parte integrante di tutta l'attività di polizia del territorio. Ma è sempre un'attività di prevenzione e cercare di far capire agli utenti tutta l'attività. Infatti, a Civitavecchia c'è una molta, molta carenza di attenzione sotto l'aspetto della circolazione dei motocicli. Non dico i ciclomotori, ma i motocicli, perché i motocicli hanno quasi tutti, non dico, hanno, o maggior parte, il casco non omologato, perché col motociclo il casco deve essere omologato dalla Comunità Europea. Ci deve avere la E, deve essere un casco integrale, deve essere un casco adibito, mentre i ciclomotori hanno il casco no, meno attenzionato. Quindi se io vado in giro con un ciclomotore e, tra virgolette, ho una scodella che non è riconosciuta da nessun codice della strada, posso capire che il ciclomotore va piano e ha un impatto minore su un eventuale incidente. Ma una moto che si va in giro con la scodella è veramente ridicolo. Quindi bisogna capire, la gente deve capire, che anche gente grande che si vede in giro con la moto o con lo scooter, che vanno in giro con le scodelle. Cioè, io posso capire un ragazzo che è incosciente, che ancora non ha capito bene il valore della vita, ma una persona grande che circola in quelle condizioni, perché la scodella assolutamente non copre, non ti tutela in nessuna parte, perché quando c'è un incidente stradale, si è risaputo che tutte le organi del corpo si ritraggono, e quindi per ora che io arrivo per terra la scodella è già stata scalzata dalla testa, quindi io arrivo per terra senza nulla, e quindi è come se non ce l'avessi. Mentre per quanto riguarda la Movida, stiamo facendo sempre più collaborazioni con il commissariato del dottor Guiso, loro sotto l'aspetto di polizia giudiziaria e noi sotto l'aspetto amministrativo, sotto l'aspetto della gestione degli etilometri, sotto l'aspetto della gestione degli alcol test in genere. E mentre loro procederanno, come ho detto, nella gestione degli accertamenti sul possesso di sostanze stupefacenti o
quant'altra attività, noi faremo l'accertamento sull'assunzione delle sostanze sia alcoliche che sotto l'aspetto degli stupefacenti. Mentre per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, noi abbiamo più difficoltà e facciamo le segnalazioni, perché la sostanza stupefacente, se noi non abbiamo contezza del momento dell'assunzione al momento, o che la persona lo dica lui che si è appena fatto, o che non possiamo procedere. Possiamo soltanto fare una segnalazione, perché per quanto riguarda l'alcol abbiamo una strumentazione che ci consente di poter accertare in tempi brevi la sua positività. Mentre per quanto riguarda la sostanza stupefacente non abbiamo la certezza di poter farlo subito, a meno che non ci sia una gestione medica sul posto che possa fare con la saliva e con tutto l'altro, con tutto ciò che comporta questo tipo di accertamento. Altrimenti su questo campo siamo più limitati, abbiamo meno possibilità, e noi possiamo fare le segnalazioni. Facciamo le segnalazioni, quella persona è stato sottoposto ad accertamenti medico-sanitari, l'ASL ha rilasciato un certificato medico dove ha trovato la positività del soggetto, e noi sulla base della positività segnaliamo il tutto all'AG di competenza, e poi sarà l'AG di competenza a gestire e valutare tutto ciò che comporta la seconda attività, se denunciarlo, oppure procedere in altri modi. Noi prima qui, fino a 3 anni fa, eravamo 36 unità, oggi purtroppo siamo 19 unità. E quindi capite bene che mandare avanti un reparto con sempre meno personale è difficoltoso. Quindi gestiamo principalmente la via Aurelia sotto l'aspetto primario, perché nelle fine settimana la via Aurelia da Torre in Pietra a Roma è una tragedia, anzi dalla Dispoli a Roma è una tragedia. Però se l'autostrada ha carenza di personale e ci richiede il nostro intervento, noi purtroppo ogni mattina quando usciamo di servizio di pomeriggio, cioè ogni volta che la pattuglia esce, deve chiamare il nostro centro operativo, che valuta di volta in volta se mandarli sull'autostrada, perché l'autostrada è normale, è un'arteria principale, è un'arteria di ampio scorrimento, e quindi ha più priorità sull'aspetto della via Aurelia e di altre strade limitrofe. Mentre per quanto riguarda il porto, come ho detto prima, ormai è diventato un servizio compartimentale, nel senso che è gestito proprio in via primaria, e quindi quando esce il servizio per Tunisi, noi purtroppo giustamente siamo lì sul Tunisi. Il consiglio che posso dare è attenzione, pensare alla guida e rendersi conto che quando si guida si ha un'arma. Sia un'arma, e quindi le conseguenze dopo sono tragiche e non si può tornare più indietro.